Sette gol è una squadra che comincia a prendere forma. La nuova Paganese di mister Maurizi si è mossa bene nel test contro la Primavera della Ternana, giocato a Colle Secco in provincia di Perugia. Una sorta di prova generale in vista della sfida di Team Cup di sabato sera contro la Propatria. Zamparo, due volte Beretta, Amelio, Franco, Agresta e Ailton, gli autori dei gol. Questo l'undici iniziale provato dall'allenatore di Colleferro: Volturo tra i pali, Meola, Pepe, Zamparo, Garofalo, Agresta in difesa, Franco, Schiavone, Orlando e Amelio in mediana, con Beretta a fungere da unica punta. In realtà Maurizi non ha spostato di una virgola il suo intento di giocare con il 4-4-2, ma ha dovuto fare di necessità virtù, visti i calciatori a disposizione. Nel secondo tempo, bene il sudamericano Ailton, anche a segno, e il difensore Monopoli, che ha preso il posto di Meola. Ma sentiamo anche le impressioni del presidente Raffaele Trapani. Un clima sereno, con l'auspicio di poter arrivare nei primi nove. Questo è... Fino adesso penso che si sta facendo un buon lavoro, c'è un'organica ancora da completare, però l'auspicio è quello di riuscire ad arrivare nei primi nove. È cambiato qualcosa con questo nuovo, con questa nuova Lega Pro? Gli obiettivi della Paganese sono raggiungibili attraverso quale politica? No, sono raggiungibili attraverso l'unica politica, è quella che possiamo fare noi, un mix fra giovani e pochi esperti, mantenendo sempre un occhio particolare al bilancio e come ambizione, visto che per la prima volta nella storia del calcio secondo me affronteremo un campionato che non si retrocede, l'unico obiettivo sarà quello di collocarci nei primi nove per arrivare ai playoff. Avete scelto mister Maurizi, come mai questa scelta? Abbiamo fatto una scelta perché volevamo fare una squadra abbastanza giovane e quindi dovevamo scegliere un allenatore che aveva pazienza, voglia e capacità di allenare giovani bravi per poterli fare crescere e raggiungere obiettivo di bilancio e obiettivo di risultato sul campo, e siamo convinti che questo possa avvenire con Maurizi. Ecco, obiettivo di bilancio, ha parlato di un aspetto importante. Per voi che significa la prima divisione per una città come Pagani, per una società come la Paganese? No, per noi significa tanto, e comunque siamo una società tifosa, siamo una società ambiziosa, però per noi il bilancio significa più di ogni altra cosa. Lo dimostra infatti che in 10 anni di gestione siamo riusciti a non prendere mai un punto di penalizzazione, a mantenere sempre i nostri impegni, a mantenere sempre una società sana, e questo sarà sempre il nostro primo obiettivo. Poi l'essere tifoso e l'essere ambizioso, speriamo che un domani la Paganese possa fare anche qualche campionato importante in C1 anche già da quest'anno. Ma la Serie B resta un sogno per Pagani? È un sogno per Pagani e un sogno anche per noi, speriamo che un giorno si possa avverare. Che cosa manca a questa squadra, presidente, ancora? Ma mancano ancora 3-4 giocatori per completarla, e lo faremo nel prossimo mese. L'ultima battuta rispetto ai vostri cugini della Nocerina, che hanno vissuto un'estate calda. So che c'è grande rivalità, ma vi conoscete tutti? Sì, c'è grande rivalità, ma abbiamo appreso con immenso piacere che la Nocerina si sia iscritta al campionato, perché una piazza come Nocera, una tifoseria come Nocera, non meritava di scomparire dal calcio. C'è giusto che ci sia la rivalità, il sano sfottò, però siamo amici con la società, siamo amici con le città perché siamo vicini, c'è questa piccola rivalità per quanto riguarda le tifoserie, però ci fa piacere che ci sia iscritta al campionato e speriamo quest'anno di fare un buon derby anche con la Nocerina.